Buonasera a tutti per questo nuovo appuntamento della rassegna storie americane del Circolo dei Lettori. Io sono Francesco Moscatelli del quotidiano La Stampa e il nostro ospite di oggi è Simone Caltabellotta, che è uno dei fondatori della casa editrice Atlantide, che si occupa appunto anche di narrativa e di letteratura americana. E il titolo di questo nostro incontro è Le due Americhe. Per cui partirei da qui per farci raccontare il lavoro di Atlantide. Quali sono, Simone, le due Americhe con cui vi confrontate ogni giorno? Salve a tutti, piacere essere qui con voi. E, per rispondere sì, subito alla tua domanda, Atlantide nasce 5 anni fa ed è stata fondata oltre che da me, da Flavio Piccini, Francesco Pedicini, Gianni Miraglia e poi c'è entrato da poco anche il nostro nuovo socio che si chiama Sebastiano Nata, che è anche uno scrittore, e fin dall'inizio di Atlantide noi abbiamo voluto, attraverso i libri che pubblichiamo, raccontare due livelli, diciamo così, di realtà, cioè da una parte la realtà contemporanea, e quindi attraverso la scrittura della contemporaneità, gli scrittori, i romanzieri che lavorano oggi, e raccontare il presente. Dall'altra, però, cercare sempre una traccia più profonda che è sottesa al presente, e quindi immaginare libri, romanzi e saggi che non siano soltanto collegati al presente. In questo senso, veramente si può parlare di due, non solo due Americhe per ciò che riguarda la letteratura americana pubblicata da Atlantide, ma proprio di due tempi del mondo, la contemporaneità più vicina a noi e in qualche modo ciò che è alla base della contemporaneità e quindi anche una letteratura che sia, diciamo, fuori dal tempo, sia per ragioni di ordine più prettamente temporale, e quindi magari libri e romanzi che sono stati scritti nel Novecento, per esempio. E sia, per ciò che riguarda la scrittura contemporanea, un'idea di letteratura che non sia soltanto collegata appunto al presente, ma vada oltre. In questo senso, gli scrittori americani che abbiamo scelto e scegliamo in Atlantide hanno, a mio avviso, questa duplice caratteristica, cioè di parlare dell'oggi, ma riferendosi anche a un tempo che va oltre l'oggi, sia verso il passato che verso il futuro. Ecco, una cosa che mi viene subito in mente parlando di due Americhe. Tu dicevi appunto che vi occupate un po', diciamo, di quella che è la letteratura americana, possiamo dire, più classica del Novecento, e l'altra America, quella della letteratura invece più contemporanea. Quindi diciamo due Americhe da un punto di vista temporale. Nel vostro lavoro vi confrontate invece anche con quella che è l'altra, diciamo, o le altre, diciamo, dicotomie americane, ovvero quella relativa alla differenza fra le zone costiere, che abbiamo visto anche in questi giorni in cui ci stiamo occupando tutti delle elezioni americane, quindi la differenza fra l'America delle coste, quella anche più conosciuta da noi europei, e l'America invece più profonda degli stati interni, e dall'altra parte anche appunto la differenza fra le due coste, cioè tra l'America occidentale e l'America orientale. Sì, penso di sì, questa differenza non si vede chiaramente soltanto negli scrittori americani pubblicati da Atlantide, ma credo che sia qualcosa che si percepisce nettamente nella letteratura americana contemporanea. Anzi, in questo momento probabilmente gli scrittori americani di oggi più interessanti, non tutti, ma molti dei più interessanti, provengono esattamente non da New York o da San Francisco, quindi dalle coste più culturalmente, tra virgolette, evolute, diciamo così, o comunque quelle che vengono seguite maggiormente anche in Europa. Ma molti degli scrittori americani, secondo me, più interessanti in questo momento storico, vengono proprio invece dalle regioni interne, da quella che è la grande provincia americana. E esemplare in questo caso,
a proposito di questo discorso è per esempio la nostra scrittrice Tiffany McDaniel, che è originaria e abitante dell'Ohio e racconta nei suoi romanzi, primo tra tutti L'estate che sciolse ogni cosa, che il suo primo romanzo è anche il più noto, e racconta un'America veramente divisa profondamente a livello umano, a livello antropologico, a livello sociale, e lo fa raccontando delle storie che sono tanto degli anni 80, come per esempio appunto il suo primo romanzo, L'estate che sciolse ogni cosa, che è ambientato tra gli anni 80 e un immediato futuro, tra qualche decina di anni, e il secondo suo romanzo, Il caos da cui veniamo, che invece è ambientato tra gli anni 60 e 70, e l'ultimo suo romanzo sul lato selvaggio, che è ambientato ai giorni d'oggi, e comunque sempre nell'Ohio, che si focalizzano le storie di Tiffany, e lei racconta in modo straordinario veramente questo che non solo è un'America divisa, ma un'umanità divisa. Ecco, un altro vostro autore che ha raccontato proprio queste spaccature, insomma, questa profonda divisione che nel corso appunto anche del Novecento ha caratterizzato il mondo americano e quindi anche la sua letteratura, è Robert Nathan, diciamo quello che è un po' il vostro grande classico. Ci puoi parlare un po' di lui e del libro che avete pubblicato? Il primo credo sia Viaggio sul fiume, giusto? No, il primo è Il ritratto di Jenny. Scusa. E poi anche il suo, però poi il secondo è Il viaggio sul fiume. Okay. Quindi... Fatto confusione. Le abbiamo pubblicate a distanza di un anno dall'altro. Quindi è stato proprio Robert Nathan, è stato il primo autore di narrativa che noi abbiamo pubblicato in assoluto. E anzi, si può dire che per molti versi la casa editrice Atlantide sia nata anche con l'idea di pubblicare l'opera, non solo appunto questo romanzo, pochi romanzi, ma l'opera di Robert Nathan, che a mio avviso è uno dei grandi scrittori dimenticati, adesso un po' di meno fortunatamente, uno dei grandi scrittori del Novecento americano. E Robert Nathan ha avuto una lunga vita, ha scritto tantissimi libri, molti sono diventati film di successo, tra cui appunto Il ritratto di Jenny, ma anche Bishop Wife, la moglie del vescovo, per esempio, che è diventato un film famosissimo, e però è stato progressivamente dimenticato a partire da un cambio di paradigma culturale, cioè dagli anni 60, 70 in poi lui muore verso la metà degli anni 80. E è un grandissimo scrittore che corrisponde esattamente al ritratto che facevo poc'anzi, cioè di uno scrittore che con la sua narrativa, che con la sua opera, trascende il tempo. I romanzi di Robert Nathan, letti oggi, raccontano un'America da una parte che non c'è più, ma raccontano delle costanti universali. È molto interessante, tra l'altro, leggere accanto Robert Nathan e Tiffany McDaniel, e vari romanzi di Robert Nathan, per cui Il ritratto di Jenny, che è ambientato durante la Grande Depressione, si racconta di un'America stordita, e quasi in ginocchio per la crisi economica, ma anche la crisi di valori, ed è un'America in cui però c'è comunque una speranza, la speranza di un futuro migliore, che si basa nei romanzi di Robert Nathan, nell'opera di Robert Nathan, nella riscoperta di un'umanità che appartiene a ogni persona, e quindi nella riscoperta di valori comuni che sono fondati su l'accettazione reciproca, l'amore, l'allontanarsi da un individualismo sfrenato. Ecco, questo è molto Robert Nathan in questo, che a leggere oggi possiamo riconoscere come un'utopia tuttora viva, ma che è chiaramente più flebile. Leggendo i romanzi di Tiffany McDaniel, in cui la fiammella della speranza di un mondo migliore, di rapporti umani che siano più veri, più sinceri, più improntati appunto non all'odio, ma al riconoscersi come simili. Ecco, nei romanzi
Tiffany McDaniel, questa speranza è più una fiammella, l'odio è quasi ovunque, e i protagonisti dei romanzi di Tiffany lottano anche con loro stessi per non far spegnere questa fiammella di speranza e per far in qualche modo far venire fuori della luce dove c'è il buio. Cioè, il caos da cui veniamo racconta esattamente questo fin dal titolo, cioè il qualcosa che attraverso il caos però ha la possibilità comunque di vivere. I romanzi di Tiffany sono meravigliosi e sono anche molto duri, raccontano un'America e un mondo in cui l'elemento più propriamente umano è ridotto quasi a minimi termini. E leggere insieme accanto Robert Nathan e Tiffany McDaniel come paradigmi a distanza di mezzo secolo, un po' più di mezzo secolo, è molto interessante secondo me. Raccontano comunque in entrambi i casi un'immagine complessa dell'America, che era vera tanto negli anni 40-50, negli anni 30 e gli anni 50, quanto oggi. Chiaramente l'America di Tiffany McDaniel è molto più scura dell'America di Robert Nathan. Ecco, come editore e diciamo come persona che ama i libri e quindi anche un po' come lettore, secondo te qual è il motivo principale per cui in Europa e anche in Italia in realtà no, si cercano molto e si amano molto gli autori americani? Cioè, fin dai tempi, diciamo, della grande letteratura americana, no? Quella della generazione perduta, insomma, in tutto il Novecento, sì. Però in realtà fino ad oggi, questo amore, secondo te, soprattutto in noi italiani, dove nasce? E quindi da editore, secondo te, perché sì. Funzionano? Beh, innanzitutto nasce storicamente da più di un secolo. Ricordiamo l'antologia americana di Vittorini, che è stato il capofila degli editor, di tutti gli editor italiani. Se c'è un editor di riferimento, penso, per chi fa il mio lavoro, questo è sicuramente Vittorini, con la sua curiosità intellettuale, con la sua generosità, con la sua capacità di cercare sia nella letteratura americana sia nella letteratura italiana. E perché ci piace la letteratura americana? Io credo ci piace perché ha una capacità di raccontare storie, una capacità che non si spegne mai, una capacità che si rinnova in continuazione, al di là delle mode culturali del tempo, al di là delle mode letterarie, al di là delle mode stilistiche, no? Si passa dai classici degli anni 20-30, dalla classica letteratura Hemingway, Fante, per arrivare a Kerouac, per arrivare poi al postmoderno, per arrivare al superamento del postmoderno, arrivare oggi in cui c'è un ritorno del racconto nel senso della capacità narrativa. Ecco, questa abilità che hanno gli scrittori americani di raccontare le storie, di mettere al centro dei loro libri non solo lo stile, non solo un'idea appunto stilistica e culturale, ma la storia, quello che raccontano, le storie, questo credo che sia ciò che ci affascina molto come italiani e come europei. Ok, quindi le storie sono la sì, cosa e poi c'è. Il fatto che siano comunque storie che sono paradigmatiche, è raro trovare un romanzo americano buono, ottimo, un bel romanzo americano in cui non ci si identifichi con il protagonista, in cui non ci sia una possibilità di identificazione anche se le vicende narrate avvengono in tutt'altro posto del mondo. Insomma, ecco, cioè, hanno questo, ma anche si vede nel cinema, insomma, cioè, hanno una capacità immediata di portare il lettore dentro la storia e quindi l'identificazione. E poi c'è anche il fatto che l'industria culturale americana è straordinariamente avanti rispetto all'industria culturale non solo europea, ma in particolar modo italiana. Per cui, ecco, da una parte c'è probabilmente una capacità innata di racconto, dall'altra c'è anche un mestiere che nei decenni, un mestiere sia da parte
dell'editoria, sia da parte di chi scrive, che è finalizzata proprio anche in questo, non c'è nulla di male in questo, diciamo, non c'è nulla di negativo in quello che dico, al consumo, cioè ci si avvicina al lettore, il lettore non è tenuto lontano dal racconto, anzi lo scrittore medio americano riesce immediatamente a catturare il lettore, e quando è uno scrittore non solo medio ma molto bravo, lo cattura portandolo in luoghi mentali, in luoghi ideali, in luoghi non soltanto letterari e geografici che il lettore non immaginava, in cui non immaginava di trovarsi, ecco. Diciamo che la narrativa americana storicamente ha questo, ha la capacità di racconto e la capacità di arrivare al lettore. Ecco, io penso che in qualche modo in questo intento in qualche modo di arrivare al lettore commerciale nasca anche da un profondo legame che la letteratura americana ha sempre avuto anche con il cinema. Insomma, sono infiniti gli esempi di libri che poi sono diventati film, o comunque insomma potremmo stare qui a parlarne per ore. Ecco, volevo chiederti, secondo te questo rapporto, diciamo, con il cinema e oggi sempre di più anche con le serie televisive, prima insomma quando parlavi dell'America degli anni Ottanta mi è subito venuto in mente ad esempio il successo mondiale che ha avuto una serie come Stranger Things, no? Che racconta appunto un'America della provincia, un'America degli anni Ottanta, che poi è un'America insomma molto molto vicina al nostro immaginario, perché è l'America diciamo con cui siamo cresciuti anche televisivamente negli anni Ottanta e anni Novanta. Ecco, secondo te in generale la letteratura sta cambiando un po' il suo rapporto, parlo anche, diciamo, l'editoria italiana con il mondo del cinema, della televisione, delle serie TV, in qualche modo sta riallacciando dei fili oppure no? Beh, questo è un discorso un po' troppo generale per affrontarlo in pochi minuti, però sicuramente c'è un rapporto storico della letteratura americana con il cinema. Ma questo dipende non solo da quello che abbiamo già detto, cioè quindi da una capacità innata o comunque una grande abilità narrativa, e quindi una storia può essere trasposta sul grande schermo se al proprio centro c'è un plot. Sai, quando si va per esempio da un produttore cinematografico che magari è interessato ai diritti di un libro, ti viene subito chiesto, va bene, ma raccontami la storia in 30 secondi. Ecco, molti romanzi americani hanno questa capacità di poter riassumere in meno di un minuto una storia. Altri romanzi italiani magari no, devi fare un giro di parole per raccontarli, insomma. E quindi questo c'è da una parte. Dall'altra io credo, insomma, non credo di dire nulla di inedito, che anche il fatto che la grande narrativa americana degli anni 20, 30 e 40 affondi le proprie radici nell'esperienza del vissuto, cioè tantissimi scrittori americani, cosa che raramente noi abbiamo avuto in Italia e in Europa, venivano veramente da altri lavori, cioè dal fatto il camionista, l'operaio, il minatore, la guardia marina, il marinaio, e riuscivano a raccontare, o il ladro, insomma il delinquente, e raccontavano, avevano veramente una tale esperienza di vita e un tale desiderio di raccontare questa esperienza, che i loro libri pulsavano di vita vera. Ecco, questa è stata anche la grande lezione della narrativa americana, cioè conoscere la vita, conoscere le cose di cui si racconta nei libri, e il fatto che ci sia una storia del genere chiaramente ha aiutato il passaggio all'industria cinematografica. Per ciò che riguarda la seconda parte della tua domanda, i rapporti oggi con cinema e serie TV, è chiaro che è un orizzonte sempre presente, ma anche pubblicando un libro
a volte lo si immagina trasposto in chiave televisiva, diciamo, in chiave televisiva, comunque in chiave di serie TV oggi più che in chiave immediatamente cinematografica, ed è un elemento presente e probabilmente anche le tecniche di narrazione delle serie sono state ben introiettate dagli scrittori, da chi scrive. Quindi sì, in alcuni casi capita di leggere libri pubblicati o manoscritti in cui senti immediatamente che il riferimento principale, magari, o tra i riferimenti principali, non sono altri libri, non sono tanto le letture di altri libri quanto le serie, i meccanismi narrativi delle serie. Non so se ho risposto così alla tua domanda. No, ma... Ascolta, abbiamo parlato di storie, però uno degli altri vostri autori americani in realtà è un'autrice, Yao Shao, che è un'autrice americana di origine però ovviamente cinese, come si capisce facilmente dal suo nome, ecco, e invece è un'autrice di graphic novel. È una scrittrice che utilizza anche appunto il disegno, e quindi da questo punto di vista, secondo te invece, ci racconti intanto un po' il romanzo che avete pubblicato, che si intitola Ogni cosa è bellissima e io non ho paura, ma ci racconti anche un po' dal tuo punto di vista perché sta prendendo sempre più piede questa, diciamo, linea stilistica della graphic novel, del romanzo anche disegnato. Sì, sì, esatto, guarda, la tua domanda è assolutamente giusta, nel senso che si associa molto bene all'altra domanda rispetto alla trasposizione cinematografica, rispetto ai linguaggi delle serie. In questi ultimi anni si vede veramente quanto il graphic novel, cioè quindi la narrazione per scrittura e immagini, da parte soprattutto di nuove generazioni, anche se ci sono chiaramente esempi di graphic novel che vivono fin dagli anni 70-80, quando comincia a nascere il genere, e ci sono dei maestri assoluti in Italia, in Europa, in America, del genere, però negli ultimi anni si affaccia una nuova generazione, di cui conosciamo in Italia alcuni esponenti ottimi, che hanno anche fatto presa sul grande pubblico. E il graphic novel veramente oggi mi sembra un genere diventato un vero e proprio genere letterario, assolutamente non inferiore al genere letterario della narrativa, per esempio, e anzi in molti casi superiore come intensità, come capacità di raccontare il mondo contemporaneo, come immersione e racconto veramente a dei livelli altissimi, ed è un vero e proprio genere letterario, quindi è una modalità ulteriore per raccontare quello che è il mondo contemporaneo, ma anche per raccontare il proprio sé. Molti graphic novel hanno una base autobiografica. Nel caso di Yao Xiao, questo suo graphic novel di esordio, Ogni cosa è bellissima e non ho paura, non è soltanto un romanzo, ovvio, un romanzo a disegni, no? Graphic novel, cioè un romanzo grafico e autobiografico che racconta la propria storia di immigrata queer negli Stati Uniti, e quindi anche la paura sempre da una parte di essere non in regola, no? Con i documenti, ma anche la difficoltà di sentirsi a casa non solo in America ma in qualsiasi parte del mondo. E quindi, dicevo, non è soltanto un libro autobiografico, ma racconta una difficoltà dell'essere, cioè una ricerca del proprio posto nel mondo. In questo è alta letteratura, veramente, ma ci sono tanti esempi contemporanei di graphic novel che riescono a bucare il genere, a bucare il genere, a diventare espressione puramente artistica, che non hanno nulla da invidiare alla narrativa. Ci sono esempi di graphic novel, magari in un anno il migliore libro dell'anno è un graphic novel, non è un paradosso. E Yao Xiao in Ogni cosa è bellissima, non ho paura, riesce a toccare delle corde profonde e potenti per ciò che riguarda
la propria identità personale, chi si è, come riuscire ad aprirsi agli altri, come trovare il proprio posto nel mondo, come riuscire a non avere paura dell'amore che si vuole dare, anche se potrai essere rifiutata, come trovare un modo di sentirsi parte del mondo in cui si vive, anche se a volte si sembra tutto così difficile, così lontano e così estraneo e duro. Quindi paradossalmente ogni cosa è bellissima, io non ho paura, è anche il racconto di questo percorso attraverso le difficoltà, ma diventa quasi un romanzo grafico di autoaiuto e autobiografico di una giovane donna, lei ha meno di 30 anni, che cerca il proprio posto nel mondo e che si apre al mondo durante questa ricerca e anche rispetto al rapporto con chi sta più vicino, i genitori che magari non la capiscono, non capiscono il suo essere bisessuale, il suo voler sentirsi più americana che cinese, ma anche rispetto agli amici, rispetto agli amori. Questo credo che veramente sia un libro non solo bellissimo da un punto di vista grafico, ma potente e toccante. Simone, ci siamo? Ecco, ci siamo di nuovo. Non so cosa è. Ho finito di parlare su Yao Xiao, poi se ci tagliano, credo che ci tagli saranno un po' di... Okay. Mi viene in mente, mentre parlavi, non voglio suggerirti le domande io, però c'è una linea di cui non abbiamo parlato dentro quello che facciamo, anche se sono altri autori, che però raccontano, che sono autori del fantastico, come un po' Robert Nathan, ma per esempio Theodore Sturgeon, no? Di cui non abbiamo parlato un po', o un romanzo proprio di fantascienza, ma che in realtà è di filosofia, che anticipa Matrix, che è Il mondo sul filo, di Daniel Galuye, che raccontano in prospettiva l'America che sarebbe diventata, secondo me. L'America, cioè, sono quasi anticipatori rispetto... Però non so come lo mettiamo, visto che dobbiamo essere con questi tre autori. Dimmi tu, vedi tu se ti viene a proposito. Ok. Ascolta, io invece riprendendo quello che stavi dicendo sull'autrice della graphic novel, volevo chiederti questa cosa. Tu hai iniziato la nostra chiacchierata dicendo... diciamo le due Americhe, l'America classica e l'America contemporanea. Ecco, Yao ha 30 anni, è del 1990. Secondo te qual è l'elemento più interessante che questa nuova generazione che si sta affacciando sul panorama della letteratura, sia ovviamente a livello americano, ma anche allargando un po' lo sguardo, sta portando? Beh, ci sono vari elementi. Un elemento è un autobiografismo non compiaciuto, cioè uno scendere, scandagliare le profondità della propria anima, delle proprie debolezze, delle proprie paure. E quindi c'è un avvicinarsi alla realtà, a ciò che si vive, con un duplice movimento che da una parte è di consapevolezza estrema dei propri mezzi, molti narratori lo vediamo anche per ciò che riguarda l'Italia, ma l'Europa, per esempio sto pensando a due narratrici inglesi che sono Sally Rooney, che tutti conoscono, e una narratrice inglese che abbiamo appena pubblicato che si chiama Nisha Dolan, che sono esattamente rappresentanti di questa generazione, entrambe hanno meno di 30 anni, e quindi da una parte la consapevolezza dei propri mezzi stilistici, delle strutture narrative, è una grande, come posso dire, grande intelligenza, una grande capacità anche di lavorare sulla realtà e di interpretarla, però dall'altra il mettersi a nudo, il mostrarsi in un modo diretto, in cui non è detto che poi l'autobiografismo sia centrale, ma sicuramente rappresenta in qualche modo a livello generazionale qualcosa che vedo molto in questa generazione tra i 20 e i 30 anni, cioè un rapporto con la realtà da una parte molto consapevole, dall'altro forse meno mediato da degli schemi culturali precedenti. In questo possiamo pure parlare di musica, insomma, non solo ventenni, ancora prima, la trap è questo, cioè il proprio ingresso nel mondo attraverso la propria identità immediata.
Ecco, un altro filone, diciamo, importante della letteratura americana è quello legato, diciamo, al filone della fantascienza, in qualche modo un po' della, possiamo, della capacità anche attraverso la fantascienza di parlare di temi spinosi o anche di anticipare problemi sociali. In qualche modo che la letteratura riesce a vedere un po' prima che accadano. Uno su tutti, penso ad esempio ad autori come Ray Bradbury, per diciamo, citare un grande classico. Ecco, Philip Dick. volendo appunto, guardando alla letteratura americana di oggi, contemporanea, tu vedi anche uno sviluppo di questo filone, cioè del filone fantascientifico, o in qualche modo del filone che attraverso l'utilizzo del paradosso, racconta, vede qualcosa che sta accadendo nelle nostre società, nella società americana, prima che accada. Sì, io credo che questo filone sia molto di nuovo, molto vitale, lo è stato sicuramente in passato, hai citato Bradbury, possiamo citare appunto Philip K. Dick, che tra l'altro appunto scriveva opere veramente di anticipazione, che erano veramente in anticipo sui tempi, infatti avrebbero avuto successo in seguito con la trasposizione cinematografica. E questa però è un filone molto costante nella narrativa americana, più che in quella, per esempio, italiana ed europea. E in Atlantide abbiamo pubblicato vari autori, anche storici, diciamo, del fantastico, della fantascienza americana, come Theodore Sturgeon, e come un libro di Daniel Kaluuya, che è un libro pazzesco, che secondo me sta raccontando oggi, anche se è un libro della fine degli anni 60, primi anni 70, cioè il libro Il mondo sul filo, che tra l'altro divenne un film di Fassbinder, l'unico film di fantascienza di Fassbinder. Non molti lo conoscono, un film bellissimo, con questa estetica proprio alla Fassbinder, ma con un tema che è quello della realtà virtuale. E cioè in questo romanzo, Galuye mette in scena un gruppo di scienziati che stanno progettando un secondo livello di realtà, cioè una realtà virtuale, stanno creando un mondo che è proprio di realtà virtuale e a un certo punto scoprono praticamente che no, il nostro stesso mondo è un secondo livello, che il nostro livello di realtà è un livello di realtà creato per test di marketing e di carattere politico. Ecco, a volte sembra di essere veramente in una simulazione quello che viviamo. Però è appunto questo filone fantastico, fantascientifico, è un filone floridissimo nella narrativa americana, e io credo che in questo momento in cui il romanzo non solo americano, ma il romanzo in generale, come genere, si sta reinventando, cioè il romanzo puro è difficile trovare oggi, se non dentro dei generi codificati come possono essere il noir, il romanzo storico, il romanzo rosa o di avventura. È difficile trovare romanzi che siano unicamente romanzi. Il romanzo che va oltre il genere letterario è molto meno codificato in questi ultimi anni, cioè si nutre di tante istanze, istanze che possono venire dalla saggistica, dalla filosofia, dalla biologia, come anche venire dai generi letterari come la fantascienza. E ci sono vari autori, ma già dagli anni 90 in poi in America, che hanno fatto di questa capacità di mescolare insieme cose differenti proprio un marchio di fabbrica. E sicuramente è qualcosa che in America è vitale, più che in Italia, dove siamo abituati a categorizzare, no? Cioè, se un romanzo è anche scritto molto bene, quindi anche un romanzo, diciamo, letterario, però se affronta un tema che non è immediatamente realistico, subito lo classifichiamo come fantascienza, come science fiction, come fantascienza. E
Invece, una delle abilità del romanzo americano, per tornare anche alla conversazione, alla parte iniziale della nostra conversazione, è proprio quella di usare tanti elementi che arrivano dalla realtà e anche da una visione che non è chiusa in determinati parametri. Ecco, noi in Europa e in Italia in particolar modo, anche nella musica, abbiamo bisogno di categorizzare, cioè di mettere una label, un'etichetta su qualsiasi cosa. Gli americani in questo sono più liberi, cioè hanno sì la narrativa, per esempio, di grande diffusione, che sono proprio i bestseller mainstream, ma riescono a lavorare dentro i generi in un modo assolutamente interessante. E tu citavi prima Stranger Things per ciò che riguarda le serie televisive è esattamente questo, cioè è quasi una serie postmoderna per molti versi, perché recupera un immaginario che era proprio degli anni Ottanta, no? Per esempio tra E.T. e i Goonies, quindi un immaginario filmico, allo stesso tempo però ci mette le inquietudini della contemporaneità. E tra l'altro, prima tu parlavi di Stranger Things, è incredibile come sia uscito contemporaneamente Stranger Things e anche L'estate che sciolse ogni cosa, la nostra artista Daniel, che fa un lavoro simile, cioè lavorando su due livelli, il livello più propriamente della realtà e un livello che non è esattamente fantastico, ma è il livello del cosa succederebbe se. E la storia di L'estate che sciolse ogni cosa è molto semplice, ma allo stesso tempo ha una capacità evocativa incredibile. E negli anni Ottanta, in questa cittadina dell'Ohio, arriva un ragazzino adolescente, 12-13enne, di colore nero, che dice che sostiene di essere il diavolo e ha due lunghe cicatrici sulla schiena, che dice essere le cicatrici di quello che una volta erano le ali che aveva, quindi era un angelo, però è stato punito, la storia di Lucifero la conosciamo tutti, e suo padre gli ha tagliato le ali prima di depositarlo in confino sulla terra. Questo ragazzino nero di 13 anni che dice di essere il diavolo ha una capacità incredibile di leggere nell'anima delle persone, nei cuori delle persone, di riconoscerle immediatamente, e quindi fino all'ultima pagina del libro, poi il suo arrivo innescherà come in qualche modo un buio oltre la siepe contemporaneo, ma anche come un romanzo di Neil Gaiman, che è uno degli scrittori che gioca moltissimo. Neil Gaiman, pensavo a Neil Gaiman ma anche a Jonathan Carroll prima, quando parlavamo di genere fantastico, di fantascienza, cioè di grandi scrittori che riescono a utilizzare materiali molto differenti, no? Per raccontare però in modo alto anche in contemporaneità. Basta. D'altra parte c'è una serie molto bella, soprattutto devo dire la prima stagione, che tratta proprio dal capolavoro di Neil Gaiman, che è American Gods, dove ci sono gli dei del tempo passato che sono deboli ma non sono morti, cioè Odino, Thor e così via, che lottano contro i nuovi dei, che sono i media, i new media, Mastercard, la fama, insomma, la rete. E Tiffany fa questo, cioè installa nel lettore il dubbio se questo fosse veramente il diavolo e se il diavolo fosse meno cattivo di come siamo noi umani, che la malvagità non appartiene al diavolo ma appartiene all'uomo. Ecco, e quindi questo confronto poi serrato tra bene e male si staglia su tutto il romanzo, che poi ci sono varie vicende. Però ecco, questa è una capacità che hanno veramente gli americani. Per esempio parlo di Tiffany McDaniel perché amo i suoi romanzi e sono felice di essere stato lo scopritore italiano dei libri di Tiffany, però è una capacità che veramente hanno alla narrativa americana di con gli stessi ingredienti di sempre di cambiare, di fare qualcosa di inaspettato. Ecco, Simone, prima di salutarci, io avrei un'ultima domanda, che è questa. Ci sveli, ci racconti il nome di un autore su cui hai messo gli occhi, perché secondo me una delle cose belle di una casa editrice come Atlantide è proprio questo lavoro di ricerca e tutta questa passione che ci mettete per andare a cercare anche delle chicche, per trovare qualcosa di nuovo e per portarlo all'interno del nostro universo culturale. Ci racconti appunto un autore, un libro su cui hai messo gli occhi? Cioè che diciamo che deve ancora uscire? Sì, che deve uscire, però che insomma...
Beh, diciamo, c'è un libro che uscirà tra qualche settimana ed è, non è un autore contemporaneo, però è una scoperta per me assoluta, io sono felicissimo, è un grande romanzo degli anni 30 che si chiama Pioggia di Stelle, di un personaggio incredibile che fu Mati la Ghica. Mati la Ghica, stimato, amato da Guido Ceronetti, da Mircea Eliade, è stato uno dei grandi e dimenticati uomini del Novecento. È stato un principe rumeno, un diplomatico, uno studioso, un matematico, studioso della Divina Proporzione. I suoi studi furono determinanti tanto per Le Corbusier quanto per Salvador Dalì, tra gli altri. E scrisse questo libro importantissimo, che è Il Numero d'Oro, cioè uno studio sulla Divina Proporzione. E allo stesso tempo, però, scrisse questo romanzo, Pioggia di Stelle, che racconta un mondo che non c'è più, il mondo tra la prima e la seconda guerra mondiale, infatti è ambientato tra Vienna, Praga e Londra, e racconta questo mondo di nobiltà, di diplomatici, una vecchia Europa che sta scomparendo e sta arrivando la nuova Europa che purtroppo è anticipata da Hitler in qualche modo. Questo è un grandissimo romanzo, devo dire, sono molto contento e molto orgoglioso perché ecco, qui si guarda indietro per guardare avanti. Questo romanzo non è più pubblicato in nessuna parte del mondo. È stato pubblicato da Gallimard, fu un successo negli anni 30. Devo dire che mi è capitato, amando Mati la Ghica, ma non avendo mai considerato il suo romanzo, mi è capitato di leggerlo e sono rimasto colpitissimo. Quindi pubblicheremo questo che è una scoperta degli anni 30 e poi invece per ciò che riguarda la contemporaneità più stretta, l'anno prossimo pubblicheremo vari libri che secondo me hanno una grande importanza, non solo di narrativa ma anche di saggistica. C'è un libro di saggistica che si chiama I diari del desert notebook, I diari del deserto, una roadmap per la fine del mondo di un giornalista e filosofo americano che si chiama Ben Ehrenreich, che a partire dal deserto americano, da un periodo di mesi nel deserto americano, di alcune apparizioni nel deserto americano, ragiona sulla prossima fine del mondo nostra, ma avendo presente tutte le fini del mondo che l'umanità ha conosciuto da Maya e ancora prima. Ed è una riflessione veramente interessante che è basata, tra l'altro, sull'antropologia, sulla storia della religione e anche sulla contemporaneità. C'è molto Trump dentro che lui chiama il rinoceronte, lo chiama. E questo libro è uscito quest'anno in America, in Inghilterra. Ed è bellissimo, bellissimo e anche in qualche modo è veramente una guida per la fine del mondo. E poi di narrativa stiamo per pubblicare dei racconti meravigliosi all'inizio dell'anno prossimo di una scrittrice di Belfast che si chiama Wendy Eskin, Sweet Home. E lei è stata definita, è uscito l'anno scorso il libro, 2 anni fa, in Inghilterra. Vinto tanti premi e soprattutto un po' stata definita dalla stampa inglese la versione contemporanea di Raymond Carver. E qui racconta dall'Irlanda del Nord, che poi ecco la cosa interessante: si può passare dall'America a Belfast o alla provincia italiana o a quella francese o tedesca e avere visioni del mondo che non sono in contraddizione necessariamente l'una con l'altra, ma quello che farà una castrice, un editore, quantomeno quello che cerchiamo di fare noi, e disegnare una nostra personale mappa del mondo attraverso voci che arrivano da varie parti, appunto, della Terra, e voci che ognuna delle quali è come se disegnasse un piccolo segmento. Tutti questi segmenti sono libri messi insieme, questi libri in qualche modo completano un disegno. La cosa bella di una casa editrice di questo lavoro è che questo disegno man mano cambia. Devi sempre pensare a un disegno completo, cioè ogni libro è un pezzettino di questo disegno, ma questo disegno non rimane uguale perché sennò pubblicheresti sempre libri simili uno all'altro. Invece i libri di una casa editrice dialogano uno con l'altro, però ognuno, questa almeno è l'ambizione di chi fa questo lavoro, con ogni libro cerchi di aggiungere un pezzettino al discorso della conoscenza contemporanea.
Bene, grazie mille Simone per questa chiacchierata e saluto tutti. Buona serata e grazie anche al Circo dei Lettori per averci ospitato. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Buon proseguimento.